Ciao ragazze e ciao ragazzi, perché questo video riguarda anche voi maschietti. Oggi parleremo di come non vestirsi. Dopo il successo del mio video su come non truccarsi, oggi faremo anche questo e parleremo degli errori, dei 6 errori più assurdi da assolutamente da non ripetere quando ci vestiamo. I sandali con le calze. Allora, io lo so, cioè no, io veramente non lo so, non riesco a capire perché uno dovrebbe mettersi i sandali, cioè i sandali significa che fuori fa caldo, quindi ok, ben vengano i sandali, evviva, è arrivata la bella stagione, ma perché metterci le calze sotto? Cioè se avete freddo non mettetevi i sandali, mettetevi, non lo so, un paio di stivali, un paio di scarpe da ginnastica, non lo, qualsiasi, un paio di mocassini, cioè quello che volete, ma non i sandali con le calze, fa molto tedesco in vacanza e fa molto... Non lo so, ma veramente è terribile, veramente un pugno nell'occhio, tipo, è terribile da vedere, non fatelo, vi prego, e si vede costantemente e non capisco perché. Secondo errore comune, e se il primo era più riguardante i maschietti, questo mi sa che riguarda più noi donne, perché allora noi donne abbiamo la fissa di prenderci i vestiti praticamente di uno o due taglie più piccole di quello che, di cui avremmo bisogno. Non lo so perché, sarà un fatto psicologico. Se una ha la M, preferisce mettersi le S, anche se poi sarà tutta tipo stretta e non ce la fa nemmeno a respirare. E quello che non si dovrebbe vedere in giro è quando praticamente noi donne ci compriamo vestiti troppo stretti e poi si vede dietro, avete presente l'altezza delle maniglie dell'amore, i fianchi tipo così, in inglese si chiamano muffin tops, perché avete presente i muffin, quindi stanno così e poi scendono, ecco, stessa identica cosa. Quindi per favore compratevi vestiti della vostra taglia e non di una, due o tre taglie più piccole e poi avete tipo tutti i rotolini che strabordano, che non è un bel vedere, è veramente, ma più che altro non è un bel vedere per gli altri, ma più che altro per voi, cioè se vi comprate i vestiti della vostra taglia è sicuramente molto molto meglio e non avete, cioè, questi rotolini che strabordano, che tra l'altro vi fanno sembrare anche più cicciottelle di quello che siete, quindi mi raccomando, no! Altro errore, questo devo dire, scrivetemi se mi sbaglio, secondo me è più comune ai maschi, specialmente ai ragazzi. Allora, io capisco che vi piacciono i pantaloni bassi, ok, l'ho capito, magari va di moda, magari siete molto hip hop style, ok, yo, ok, figo, ma non capisco perché dovete prendervi pantaloni che tipo arrivano tipo a metà coscia, cioè si iniziano da metà coscia e poi praticamente il ginocchio arriva alla caviglia e tipo le tasche arrivano sulle ginocchia, cioè avete presente quello di cui sto parlando? È assurda questa cosa veramente, e ma ancora più assurdo è l'intimo in bella vista. Magari con, non so, con scritta tipo Armani Jeans o tipo, non so, qualsiasi intimo, e si vede praticamente tutto il sedere di fuori, vi si vedono le mutande, cioè perdonatemi, ma vi si vede tutto. Quindi prendetevi dei pantaloni, magari comodi, ho capito, però magari che vi coprano le mutande, perché solitamente servono proprio questo, a coprire le mutande. Quarto errore terribile, e questo lo fanno solo le ragazze. Ragazze, io ve lo dico, lo so, forse voi non lo saprete, forse alcune in questo che guarderanno questo video non lo sapranno, ma i fuso, i leggings non sono pantaloni, ok? I leggings vanno portati o con maxi maglioni o in estate con maxi t-shirt o con vestitini o con, non lo so, camicie lunghe, ma non sono pantaloni, quindi non vanno indossati con un top che arriva fino a sopra l'ombelico, perché vi si vede tutto. E anche se avete il fisico migliore di questo mondo e siete una top model, nemmeno le top model fanno così, cioè nemmeno le top model scambiano i leggings per pantaloni. Quindi vi prego, se volete mettervi un paio di leggings, copritevi le parti intime con qualcosa, perché non lasciano tanto all'immaginazione i leggings, e lo dico più per voi che per gli altri. Cercate di non andare in giro senza nulla che vi copra in quella zona se avete i leggings, perché si vede comunque tutto. Quinto errore terribile, e su questo in realtà c'è un po' una discussione, questo riguarda solo le donne: le calze color carne, vi prego, no. Ok, allora, qui c'è un dibattito in corso da tipo migliaia di anni, dall'età della pietra, da quando esistono le donne, esiste il dibattito sulle calze color carne. Allora, se io capisco che se fa freddo avete bisogno di un paio di calze collante, non lo so, perché nere o di altri colori non vi vanno proprio bene, le volete proprio color carne, ok, capisco. Esistono magari quelle opache, impercettibili e
qui dentro mi ci metto anch'io, perché anch'io ho sbagliato in passato, anch'io, mea culpa, faccio mea culpa anch'io, ma capisco quelle opache, impercettibili, quasi non si vedono, e quelle diciamo in alcune occasioni, ma per favore, le calze color carne, grosse, lucide, sono, non si possono vedere, cioè mi dicono non si possono vedere, quindi al massimo o non le mettete proprio, se proprio fa freddo, 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 mettetevi un paio di collante, un paio di autoreggenti nere, vi prego. Sesto ed ultimo errore, anche questo riguarda le donne, vi prego, no alle spalline del reggiseno a vista. Allora, io non, è una cosa che personalmente non sopporto, perché esistono i reggiseni a fascia, io li ho, lo sto indossando in questo momento, esistono solo le coppette, quelle in silicone, non hanno nemmeno la fascia dietro, ok? Perché dovete mettervi, non lo so, un top e le spalline del reggiseno in bella vista? È osceno, magari un top fucsia acceso e poi le spalline del reggiseno qua nero, specialmente anche con la coppetta che fuoriesce, che si vede, cioè vi prego, ma sono io l'unica che vede queste cose in giro? Cioè non ce la faccio, non riesco a capire perché non prendersi un reggiseno a fascia, o piuttosto non lo mettete, cioè, non voglio mandare questo messaggio, uscite sempre senza reggiseni, bruciamoli tipo le femministe degli 70, però vi prego, mettetevi un reggiseno in grado di essere mimetizzato sotto la maglia, cioè prendetevi una maglia, un top, quello che vi pare, in grado di coprire il reggiseno, cioè questa è la regola basilare, quindi no alle canotte tipo come la mia oppure così, che scendono così e poi con le spalline di fuori, perché è terribile. E niente, ragazzi e ragazze, scrivetemi se siete d'accordo con i miei 6 errori veramente assurdi che si vedono in giro, specialmente con l'arrivo della bella stagione, è il delirio. Quindi questo è tutto, e scrivetemi soprattutto se vi riconoscete in alcune di queste categorie, perché anche a me è successo in passato, a chi non è successo di sbagliare, ci mancherebbe. E quindi mando un bacione e alla prossima, ciao!